Voltiamo pagina, il decennale per il Cilento International Poetry Prize. È in programma per il prossimo 10 ottobre il Cilento International Poetry Prize. La decima edizione del concorso di poesia verrà ospitata presso la Sala Pasolini di Via Lungomare Trieste a Salerno e vedrà premiate le eccellenze mondiali come Enrico Testa, John Fosse, Melania Mazzucco, Laura Curino, Giulia Napoleone e Lino Vairetti. Ad illustrare l'evento è stato il fondatore e direttore artistico Menotti Lerro. Per questa edizione del premio premiamo un secondo premio Nobel che è John Fosse. Tutta la storia, l'albo d'oro del premio è di altissimo pregio, tutti i maggiori poeti italiani, quindi voglio dire, questo ci dà modo realmente di irrobustire tutto il nostro discorso che tra l'altro ha come contenitore, come casa, la piramide, che è questa che vedete qui, piramide culturale del Cilento, a cui hanno aderito 25 paesi, dandosi una nuova connotazione culturale, quindi dal paese della poesia, paese degli aforismi, paese del mito, palinuro, paese del castello, Agropoli, che per estensione diventa tutto un castello, quindi tutto un apparato culturale che è il contenitore che ospita simbolicamente tutto il mondo culturale sviluppato attraverso l'empatia, l'empatismo, che è questo nuovo movimento della contemporaneità. E quindi siamo realmente molto, molto orgogliosi e molto felici di tutto questo. Siamo molto contenti oggi di presentare questa edizione 2024 del Premio Cilento Internazionale, del Premio Internazionale Cilento Poesia. Abbiamo speso molte energie e molto lavoro per accreditare questa manifestazione a livello internazionale e accreditarla come un importante momento culturale della provincia di Salerno, ma di tutta Italia. È un'occasione che il Ministero ci ha dato di portare avanti un progetto nato dall'intuizione di Menotti Lerro e portato avanti anche in collaborazione con questa soprintendenza, ed è un'occasione di portare il territorio in una dimensione internazionale. Credo che sia veramente molto importante perché l'idea che si ha di questo territorio è spesso di un territorio chiuso su se stesso, e invece questa è una possibilità per il Cilento di aprirsi, di farsi conoscere e soprattutto di mandare un messaggio che sia orientato in senso culturale all'esterno, ponendosi in una prospettiva internazionale. Un appuntamento importante che arricchisce la proposta culturale della città, e in questo caso siamo particolarmente felici come amministrazione perché, come dire, si stabilisce un ulteriore legame con il Cilento che da un punto di vista fisico è distante dalla città, ma noi avvertiamo il ruolo di città capoluogo e abbiamo piacere di abbracciare e tenere legami forti con tutto il territorio della provincia di Salerno.